Buonasera a tutti ragazzi, siamo alla Camera dei Deputati che ora di una notizia importantissima. Siamo alla Camera dei Deputati ragazzi, buonasera a tutti, devo darvi una notizia importantissima. Buonasera a tutti ragazzi. Siamo alla Camera dei Deputati, devo darvi una notizia importantissima. Poco fa è venuta una cosa molto molto importante per i giovani, per gli studenti universitari e per tutta la categoria proprio dei giovani. Qui è stato approvato l'emendamento che io ho presentato per sostenere gli studenti universitari fuori sede. Abbiamo aumentato il fondo di 15 milioni di euro, 15 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 20 milioni di euro precedenti che abbiamo stanziato con il decreto agosto, il decreto rilancio. Vi dico che è una notizia di cui vado veramente fiero perché siamo rimasti fino a mezzanotte in aula, continueremo tutta la notte e lavoreremo per l'università, per gli studenti, per tanti giovani, per la ricerca. Stiamo davvero facendo il massimo per rilanciare questo paese e lo facciamo pensando prima di tutto alle categorie che sono state negli anni bistrattate e strumentalizzate come i giovani. E allora 15 milioni di euro che si vanno ad aggiungere a un fondo per fare in modo che gli studenti universitari fuori sede con un ISE fino a 20.000 euro possano avere un rimborso per il canone di locazione. Vi assicuro che è un grandissimo risultato, non è scontato, c'è stata tanto lavoro per portarlo avanti, l'abbiamo fatto insieme alla vice ministro Laura Castelli che si è impegnata tantissimo per sostenerlo, perché stiamo lavorando sui giovani anche per creare uno sbocco occupazionale. Infatti abbiamo lavorato anche sulle assunzioni e gli sgravi contributivi fino a tutti gli under 35, un'altra misura straordinaria, ma io vado fierissimo di questi 15 milioni con un mio emendamento stanziati al Ministero dell'Università e della Ricerca per rimborsare tutti gli studenti universitari fuori sede per il 2021. Questo è solo un passo in più, un altro tassello inserito per fare in modo che il diritto allo studio in Italia possa garantire anche gli studenti universitari fuori sede. E io cercherò con tutte le mie forze di rendere strutturale questa misura e anche di investire nelle residenze universitarie, nelle cosiddette case dello studente. Per adesso abbiamo ottenuto questo grande risultato, lo ripeto, 15 milioni di euro per gli studenti universitari fuori sede. Non ci credevo neanche io, siamo qui a mezzanotte in aula, vi faccio vedere, guardate il... bilancio si unisce all'interno della Camera dei Deputati e non all'interno della propria sala, perché per ragioni di Covid, per ragioni di sicurezza sanitaria siamo qui distanziati. E allora, oltre a questo, le tante altre misure che porteremo torni avanti in campo saranno misure a sostegno dell'università, della ricerca e degli studenti, come dicevo prima. Insieme al Ministro, nei prossimi giorni, ma soprattutto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, definiremo in maniera chiara e netta i criteri per accedere a questo rimborso. Già nel decreto rilancio, lo ripeto, abbiamo stanziato 20 milioni di euro. Tra una settimana, tra qualche ora verrà anche emanato il decreto che il ministro dell'Università Gaetano Manfredi deve appunto emanare. Però ragazzi, vi assicuro che è stato fatto un lavoro immenso, perché tutti questi soldi per gli studenti, per gli universitari, non erano mai stati stanziati. Io sono davvero fiero ed orgoglioso di aver contribuito in questo mio mandato parlamentare di realizzare questo risultato. Questi sono tutti dei primi passi, quindi non siamo alla linea d'arrivo, ma siamo al punto di partenza e stiamo facendo piccoli passi in avanti per finanziare i nostri giovani in questo paese. Io vi saluto, vi auguro buonanotte e noi qui continueremo il lavoro per voi, per tutti voi che ci avete sostenuto fino ad oggi e che meritate il futuro di questo paese. Grazie a tutti ragazzi, a domani.